tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono sempre Fiona e vi voglio sempre parlare di un nuovo prodotto. Non succede mai, Erika, sempre una novità assoluta. Yeah! Oggi vi voglio parlare di Misfit Phase. Qua viene definito hybrid smartwatch. Watch. Aspetta, l'ho detto brutto. Viene definito hybrid smartwatch, ma secondo me è un orologio con un piccolo boost. E adesso vi spiego perché. Innanzitutto dovete sapere che Misfit è stata acquistata nel 2015 dal gruppo Fossil, che normalmente fa orologi. Eccolo qui, Misfit Phase. A prima vista non c'è nulla che vi faccia pensare che si tratti di un prodotto più o meno smart. Guardatelo qui, sembra un vero e proprio orologio, infatti ha i lancetti. I lancetti. È dotato di due normalissime lancette, infatti non ha un display, e nella parte bassa c'è un piccolissimo puntino che cambia colore. Questo vi aiuterà a comprendere, a decifrare le notifiche che stanno arrivando sullo smartwatch. Adesso però bando alle ciance, andiamo subito a vederne le caratteristiche tecniche, poi un veloce sguardo all'app e infine pro e contro. Misfit Phase è composto da una cassa con diametro di 41 mm ed ha un cinturino in gomma che potete sostituire per adattarlo al vostro stile. Questo orologio è waterproof a patto che lo usiate in doccia o al massimo in piscina ed è dotato di una batteria sostituibile pensata per durare circa 6 mesi. A bordo l'accelerometro a tre assi, la connettività Bluetooth che consente di collegarlo allo smartphone e un piccolo LED di stato personalizzabile che indica eventuali chiamate, messaggi ed email ricevute. Eccolo qui, questa è la scatola di Misfit Phase, ve la faccio vedere velocissimamente per farvi vedere quello che non c'è qui dentro. Perché Erika è preparata, non c'è per esempio non c'è nessun caricabatterie perché non si carica. Esatto, okay. Quindi troverete un alloggiamento per la cassa, due alloggiamenti per il cinturino e poi troverete questo oggetto che non serve altro che per... Miga italiano, ma facendo questo... Ah! Dovete incastrare i due pirulini negli altri due pirulini. Senti che linguaggio tecnico. Facendo in questo modo, ruotando, semplicemente potrete estrarre... No, l'ho spento, vabbè. Potrete estrarre tutto. La batteria in questo modo. Così quando la batteria si scarica potete sostituirla facilissimamente senza neanche dover andare dall'orologiere. Orologiere si chiama, giusto? Già, io. Vabbè, uguale. Guardiamolo però più da vicino. Ecco, questa è la cassa, le lancette e il segnalatore di notifiche, che cambia colore in base alle notifiche che avrete stabilito voi. Il cinturino è in gomma, secondo me è molto ben fatto, non trattiene tantissimo lo sporco, si sostituisce con una facilità assurda, si toglie in questo modo e si reinserisce senza nessun tipo di difficoltà, a prova di princess insomma. Gli unici due tasti che troverete sul quadrante sono alloggiati in questa posizione, per me la destra perché lo tengo sul polso sinistro, ma potrebbero essere anche al contrario se siete soliti a portarlo di là, ma vi sconquinfera tutto. Il tasto sotto è programmabile in base alle vostre esigenze, ma posso farvelo vedere solo attraverso l'app. Innanzitutto nella home page la prima cosa che vedete sono i giorni delle attività. Io sono tornata indietro al 24 febbraio, 25, 26, 27, 28. Non c'è il 28. Sì, c'era, era il 29 che non c'era quest'anno. Esatto. Tornando ai giorni del Mobile World Congress, che sono stati quelli in cui ho indossato maggiormente Misfit Phase e in cui ho tenuto conto di questi 8, 9, 10 km che ho passeggiato all'interno della fiera, con grande gioia ovviamente. Non ho ancora capito bene che cosa sono questi punti e come vengono calcolati, però la parte diciamo che vi interessa di più sono chilometri, calorie e passi percorsi. Fate swipe verso il basso, troverete l'attività suddivisa che può essere modificata, perché questo è come lui lo recepisce, cioè il phase. Voi potete per esempio entrare qua dentro e dire modifica, non è vero che stavo facendo attività leggera ma non lo so, stavo correndo di brutto che neanche flash, quindi potete inserire corsa, fare aggiungi dati e salva attività.
Inoltre potete aggiungere sul tastino più un paio di parametri che vi possono sempre aiutare a mantenervi in forma, tra cui il battito stimato, che ovviamente deve essere calcolato in un altro modo, ovvero con il flash LED dietro. Dovete tenere il dito premuto e lui però è stimato, non è un battito cardiaco diciamo molto preciso, ti dice più o meno è questo. Potete aggiungere il vostro cibo scattandogli una foto, prendendola dalla galleria, non ho capito bene a che cosa possa servire. Aggiungere il peso, ma no, aggiungere il riposo o l'attività fisica che avete fatto, cioè identico a prima. Andiamo a vedere come traccia l'inattività. Ecco qua, ore di sonno, dormito 4, proprio riposante perché il resto era leggero. Mi sembra abbastanza preciso. Abbiamo una parte social che sinceramente non ho mai utilizzato, anche perché non voglio condividere con nessuno i miei scarsi risultati. Potete scegliere il tipo di obiettivo. Qua sono sempre i punti, che non ho ben capito che cosa vogliano dire 1000 punti e come calcola il resto del punteggio, ma fa niente. Un amico che è uno finto, cioè Miss Misfit. No, aspetta. Miss Fit. Oh. No, Miss Misfit. Nella parte dedicata al dispositivo abbiamo l'orologio con cui potete fare sincronizzazione. Non è vero, non ho il Bluetooth acceso. Posso sincronizzare in questo momento, trasferirà tutti i dati dal Face sul telefono. Oppure, cosa molto interessante, abbiamo le notifiche. Attraverso il leddino che vi ho mostrato prima, potete decidere quali notifiche vedere e quale colore assegnare a ogni singola notifica. Io ho fatto questa cosa, ho pensato al colore dell'icona di ogni app e quindi ho messo, che ne so, Gmail rosso, WhatsApp verde, in modo da aiutarmi nel riconoscimento, perché magari uno dice oh, ho una notifica gialla, chissà cosa vorrà dire, e se non lo sapete è un po' un casino. Comunque potete fare aggiungi notifica, potete scegliere tra questa lista di app, per esempio, che ne so, Twitter posso metterlo blu perché mi ricorda il blu, e ogni volta che vi arriverà una notifica Misfit Face cambierà colore del LED e in più avrà una leggera vibrazione. L'altra cosa abbastanza interessante è la personalizzazione del tasto laterale. In questo modo, cambiando modalità, potete scegliere che cosa assegnare al tasto in basso a destra, che può essere premuto una volta, due volte, tre volte o tenuto. Tenuto premuto? Potete decidere tra il monitor dell'attività, il telecomando della musica, quindi decidere di cambiare le tracce, alzare il volume, farvi un bellissimo selfie se siete in tanti e volete fare la magia. Vedete il tastino? Bellissimo. E fai così? Non è vero. Eh? Che magie. Va bene. Potete anche fare gli splendidi sgargiantemente sbarluccicosi se state facendo una presentazione o vi create un PowerPoint così tanto per stupire gli amici. Attraverso questo potete cambiare le slide addirittura mente con il tasto, ragazzi, signori, queste classe. Oppure personalizzarlo un po' come vi pare. Poi potete calibrare anche le lancette, ci ho messo 20 anni a capirlo come calibrarle, in ogni caso lo calibrate direttamente dallo smartphone. Gira tutto, gira la ruota! Gira la ruota, yeah yeah, gira la ruota, yeah yeah. No, mi ha scombussolato l'ora! Ultima cosa, potete anche associare delle ulteriori app all'app di Misfit, come per esempio Speedo, il fratello di Poirot, ancora? Che è quello che vi tiene traccia delle vasche, dei metri percorsi in acqua, oppure magari alcune app più focalizzate sul running, come per esempio Runkeeper. Direi che l'app l'abbiamo vista in lungo e in largo, andiamo adesso a parlare dei pro e dei contro di Misfit Phase. Partiamo subito con i pregi di questo Misfit Phase. Innanzitutto la qualità costruttiva è veramente ottima perché è molto robusto e si sente. Diciamo che è caduto un paio di volte, anzi forse più di un paio di volte. Stai mentendo! Un po' più di un paio di volte, ho detto. E non si è fatto niente, non si è graffiato, è ancora assolutamente integro nonostante sia passato per le mie mani. Altra qualità estremamente apprezzata di questo Misfit Phase è la batteria che è contenuta al suo interno. Infatti, come avete visto prima, non ha una batteria
ricaricabile, perché ha, sapete quelle pile che si usavano negli orologi dell'antichità? Si usano anche adesso negli orologi normali, eh. Ah, davvero? Sì, esistono anche quelli. Ops. Va bene, sappiate solo che non dovete ricaricarla e la durata arriva fino a circa 6 mesi, al termine dei quali lo sostituite, andate dall'orologiere e lui ve lo cambia. Potete cambiarlo da soli perché c'è dentro l'aggeggino. Il fatto che questo smartwatch sia in tutto e per tutto un orologio, secondo me è uno dei suoi plus, perché lo portate in giro anche se, diciamo, siete vestiti un po' elegantini, non è super sportivo, quindi il design è assolutamente ottimo perché è una via di mezzo tra uno sportivo e un elegante. Diciamo che potete portarlo praticamente sempre e questo ci piace un sacco. Altra nota di merito di questo Misfit Phase è l'app, che mi risulta molto chiara, semplice da utilizzare. Ecco, non ho ancora capito come funzionano i punti, ma niente, però è comunque facile da usare, immediata, e vi mostra tutte le informazioni che volete sapere subito. Altra cosa dell'app: può essere integrata con l'app di Speedo, che è il fratello di Pierrot. Infatti, per poter tenere traccia delle vasche che fate in piscina, potete acquistare a 9 euro e qualcosa l'app disegnata appositamente da Speedo. Mi sono inoltre dimenticata di dirvi che lo smartwatch è impermeabile, quindi potete utilizzarlo sotto la doccia mentre cantate oppure mentre siete in piscina ad allenarvi. Ultimo tra i pregi di questo Misfit Phase, direi il LED di notifica. Non è invasivo e secondo me è molto carino, dà anche una nota di colore quasi nascosta. Zan 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 zan! Ora passiamo alle note dolenti. Misfit Phase tiene traccia dell'attività del vostro sonno, purché lo teniate indosso. Ecco, il problema di tenerlo addosso la notte è che è un po' fastidioso, perché non è proprio il massimo della portabilità. La mattina quando vi svegliate vi ritroverete tipo tutti i segni, come quelli del cuscino che vi ritrovate in faccia, ma ve li ritrovate sul polso. Io non so per quale motivo me lo sento un po', non lo so, costrittivo, quindi ho fatto fatica le notti a tenerlo, semplicemente per voi, per dirvi come funziona e la tracciazione del sonno. Nonostante il design e la qualità costruttiva siano siano molto buoni, ha un piccolo problema. Solitamente gli orologi hanno questi due pirulini che servono per tenere adeso al vostro polso il cinturino. Abbiamo un piccolo problema: uno dei due non è fisso, quindi molto spesso ve li ritroverete in questa posizione, rischierete di autoschiaffeggiarvi, quindi no, non va bene, perché molto spesso vi ritroverete durante la giornata a doverlo riposizionare in continuazione. Che cacchio, cosa vi costava farne uno fermo qua? Fate gli orologi da 20 anni, amici di Fossil, che cacchio. Altro piccolo problemuccio, o perlomeno potreste definirlo problema o no in base alle vostre esigenze, il fatto è che non è proprio. Puoi dirlo un'altra volta? Proprio. A posto. Immediato. Nel senso che, non so, voi state camminando, siete lì tutti che vi state sforzando. Quando state facendo attività fisica o state camminando, il plus di ogni smartwatch è il fatto che: oh, quanti passi ho fatto, vai, che figata, me ne mancano 1000-2000 per arrivare al mio traguardo. Ecco, qua fate: oh, quanti passi ho fatto, bene, sono le 2. Potete vedere solo l'orologio, quindi se volete sapere a che punto siete dovete sempre prendere l'app, sincronizzare, andare a vedere a che punto siete. Ah, mio, ho fatto 5000 passi. Ecco, non è proprio immediato se il vostro obiettivo è quello di avere sempre sotto controllo il passeggiamento. Ultimo tra i contro è la non presenza del rilevatore del battito cardiaco. Non a tutti interessa, però ormai ogni smartwatch ne è dotato. Questo però è costruito in un modo tale per cui non è prevista ovviamente la presenza del rilevatore del battito cardiaco, però vabbè, poco male, lì varia un po', ripeto, nuovamente dalle vostre esigenze, da che cosa state cercando. Concludendo, Misfit Phase è uno smartwatch. Ancora? Smartwatch.
Concludendo, Misfit Phase è uno smartwatch molto particolare che può piacere oppure no, in base a quali sono le vostre esigenze. Quindi se volete un orologio che possa fare anche qualcosina in più, allora è quello che state, quello che fa per voi. Se invece volete un qualcosa di dedicato all'attività fisica, che vi tenga traccia di qualsiasi cosa, ma soprattutto sia immediato, che abbia un display, che sia consultabile al momento, probabilmente questo non è il prodotto per voi. Attualmente Misfit Phase lo potete trovare a 172,75 euro, quanta precisione in una donna sola. Intanto questo video finisce qui, qualsiasi domanda abbiate fatemi sapere, perché sarò lietissima di rispondere alle vostre domande. Questa volta ho risparmiato ad Erika questa fatica. In ogni caso, andate a vedere i video che vi consigliamo, perché sono tutti bellissimi, li abbiamo fatti noi e sono bellissimi per forza. Tanti like, tanti commenti, tanti baci, tanti abbracci, mandateci anche dei regali perché vi vogliamo bene. Così. Vabbè, vado in piscina io, ciao. Non è vero. Ciao.